Padre Pio dal coro antico della chiesetta di Santa Maria delle Grazie, dove il 20 settembre del 1918 Padre Pio ricevette le stimmate. E di sangue oggi vogliamo parlare, ed è un suo confratello che ce lo racconta, Fra Giovanni Sammarone da Trivento. Fra Giovanni giunse qui a San Giovanni Rotondo nel 1948, ecco, per essere più precisi, il 9 novembre, con l'incarico di cuciniere. Però nel 1950 cominciò a sentirsi male, febbre, vomito, frequenti e abbondanti sbocchi di sangue. È lui stesso che racconta che gli fu diagnosticata una grave forma di tubercolosi. Lui parlò con il dottor Sanguinetti, lo visitò e il dottor Sanguinetti fu chiaro: caro Fra Giovanni, non c'è niente da fare, tu hai giorni contati, preparati all'incontro con il Signore. Bene, Fra Giovanni, desolato, triste, mortificato e soprattutto rassegnato, andò da Padre Pio e gli raccontò quello che era accaduto durante la visita. Padre Pio sornione, con una battuta delle sue, disse: stai tranquillo, i medici non capiscono niente, tu affidati al Signore. Intanto Fra Giovanni venne inviato ad Arco di Trento in una sorta di sanatorio per il clero, proprio per curarsi. Prima di andar via entrò nella cella numero 1 di Padre Pio e salutò Padre Pio, sempre rassegnato, ecco. E Padre Pio gli disse: il Signore ti assisterà e vedrai che tu tornerai qui in convento ciotto ciotto, ovvero grasso, come si suol dire da queste parti. Rimase ad Arco di Trento per circa 2 anni e Fra Giovanni in realtà partì, che pesava 54 kg, tornò qui a San Giovanni Rotondo, che pesava 82 kg. Torna a San Giovanni Rotondo e Padre Pio, contento, disse: beh, adesso te lo devo dire, perché tu lo devi sapere. Anzi, ti dico questo, disse Padre Pio, per te era già stata scritta una sentenza di morte, tu eri spacciato, tu non sai neanche cosa ho potuto fare per strappare una grazia per te. Ho dato molto sangue per te.